anche nei momenti difficili sono spesso i giocatori più esperti a fare la differenza. Sei tornato al gol, il gol del 2-0 che comunque vi ha messo la partita in discesa, contento a livello personale ma anche a livello di squadra per questo successo, il primo della stagione. Sì, sono contento a livello di squadra, a livello personale è normale perché fare gol è sempre bello, però sono contento a livello di squadra perché era ora che ci sbloccavamo ed era ora che facevamo una vittoria. E quindi sono molto felice e dobbiamo andare avanti così perché domenica si rigioca. Sono passati pochi giorni dall'avvento in panchina di Maurizzi, ma è già scoccata la scintilla nella squadra? Ma no, il mister è arrivato, ci ha inculcato qualche suo modo di pensare, sicuramente è stato un impatto positivo, però io, come ho detto ai tuoi colleghi, abbiamo fatto bene, anzi molto bene anche a Rimini, e quindi uno parla di Maurizzi giustamente, ma anche penso che anche mister Zichella la partita precedente avevamo fatto una buona partita, purtroppo era finita in pari, tanto gli episodi d'altronde fanno parte del calcio, oggi ci è andata bene e sono felice, però dobbiamo continuare così. Ecco. Arrivo del nuovo allenatore responsabilizza anche più la squadra? Sì, certo, perché comunque quando si cambia allenatore la colpa viene data solamente all'allenatore, invece la colpa maggiore ce l'abbiamo noi, d'altronde che non possono mandare via 30 giocatori e quindi dobbiamo pensare che dobbiamo fare molto di più. Oggi l'abbiamo cercato di fare, ma dobbiamo continuare.